Andrea, è stata una partita sicuramente molto complicata, soprattutto anche nel primo tempo. Cosa avete sofferto maggiormente del Club Milano e cosa non vi è riuscito rispetto ad altre partite? Allora, partiamo dal presupposto che secondo me la partita l'avevamo iniziata anche bene. Poi sicuramente l'avversario, nonostante fosse nuovo per la categoria, sviluppava un gioco importante, si vedeva che diversi giocatori erano da più stagioni che giocavano insieme, si notava la sintonia che avevano in campo, era una squadra ben attrezzata e si muoveva anche molto bene e quindi ci ha messo magari in difficoltà in determinati movimenti, cosa che comunque noi avevamo visto anche a video, certo che poi dopo il campo ha detto che siamo andati in difficoltà. Purtroppo peccato per la prima mezz'ora perché secondo me avevamo fatto anche abbastanza bene. Quali sono le cose da migliorare prima di tutto in vista poi dell'inizio del campionato fra circa un paio di settimane? A migliorare la fase corale di squadra, che sia offensiva o difensiva. Secondo me qualche azione importante l'abbiamo anche fatta, sviluppando un discreto gioco. Dobbiamo ripartire da qui e poi implementare e migliorare anche quella difensiva con una compattezza che ci porterà poi ad ottenere risultati diversi.